sei stato uno dei giocatori determinanti per questo scudetto. Uno di tanti di tutta la squadra, ha dato il mio contributo come tutti gli altri. Penso che ha fatto una bella stagione, manca ancora qualche partita. Però la rivelazione di questa squadra sei stato tu. No, sei stato tutti. Campioni! 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 Siamo campioni! La sai che siamo campioni! Questo Ravanelli, grazie a tutti i miei compagni e al mister. Vorrei dedicare questa vittoria a tutti i sportivi della Juventus e soprattutto alla famiglia Fortunato, perché loro ne hanno bisogno. E poi vorrei dire una grande vittoria per l'avvocato, che non si aspettava una Juve così forte, però l'abbiamo dimostrato che questa volta siamo i più forti, anche se abbiamo lottato sempre con umiltà. E questa è la vittoria di Marcello Lippi e della società. Alla Juventus, per diventare campione d'Italia oggi bastava un punto, ne ha conquistati tre, battendo gli irriducibili di Scala per 4-0. Gli uomini di Lippi premono subito sull'acceleratore, Bucci respinge la bomba di Sousa. All'undicesimo Juventus in vantaggio, Roberto Baggio lancia Ravanelli, controllo da manuale e sinistro in rete. I bianconeri insistono, in chiusura di tempo raddoppiano. Ancora un'invenzione del Baggio juventino, colpo di tacco per il sinistro vincente di Deschamps al primo gol nel campionato italiano. Nella ripresa il Parma cerca di salvare l'onore. Rampulla è bravo a chiudere su Dino Baggio a neutralizzare il tiro di Aspriglia. Al 19esimo ancora il codino bianconero in evidenza, assist per Vialli che con un secco diagonale batte Bucci. 4 minuti dopo la Juventus chiude definitivamente il conto. Vialli per Ravanelli che rende la vittoria juventina un trionfo. Più maturo come scudetto? Ma è diverso, non si può fare un confronto. Lasciateli andare. Comunque c'è grande soddisfazione, grandissima. Anche perché abbiamo chiuso il discorso con uno sconto diretto, quindi sai com'è, una specie di spareggio. È più bello così. Fare dediche è troppo facile, no? Primo com'è? Bellissimo. È una gioia grandissima. Sono... riesci a godertelo, sì. Sì, come no. Come no. È bellissimo. Una gioia indescrivibile. Che ti viene da pensare? La prima cosa al fischio dell'arbitro, che hai pensato? Ma sono tante le cose. Ovviamente sono felice per questa squadra, per i miei compagni, per chi ha lottato un anno per arrivare fino a qua. La prima parte della stagione quando stavi fuori lì era dura, eh? Sì, purtroppo ci sono anche questi momenti nella nostra professione, però non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre resistito e abbiamo vinto alla grande. Oggi è uno di quei giorni in cui non si pensa a domani? No, oggi facciamo durare più a lungo possibile.